Ma bentornato! Ciao. Ecco, dovete scusarci perché in questa round io sono mega raffreddato, non capisco nulla. E invece Nick ha dormito 2 ore. Porta l'occhiale apposta perché c'ha 2 occhi, sì. 2 occhi come un rospo. A balbetto. Vabbè. Però in realtà ha smaltito tutto, ragazzi, sano alla guida. Non ha bevuto. Cosa stiamo andando a fare? Allora, spesa per la puntata, 2 puntate. E in più, ragazzi, piccola chicca, compriamo le nuove scarpe. Perfetto! Io volevo prendere gli stivaletti finissimi. Sì, ma in realtà ci ho dato solo indicazione. Devono essere anonime. Non devono attirare l'attenzione. E ha detto, visto che è arrivato l'inverno, se sono con un po' di carro armato idrorepellenti, meglio. Però cavolo, dei bei stivaletti di pelle, quelli di Pingu. Secondo me quello è un regalo più grande. Lui, secondo me, non dobbiamo deluderlo sulle scarpe. Cioè devono essere proprio come le vuole lui. È tutto nuovo. Ma è finito? Non è ancora la parte dietro, non è ancora. È strano, non ti direi è bello. No, neanche io ti direi è bello. No, qua devono ancora fare tutto. Entrata veramente improvvisata. E niente, ho reso felice. Oh, non mi sta già avvezzando. Abbiamo viziato. Siamo di nuovo qua a mangiare. Ora spesa grossa al Drago Rosso. Mamma mia. Ora, come sempre, piccolo giro all'IKEA, fa sempre bene alla salute. Vogliamo andare polpette? No, Nick, non abbiamo tempo, dobbiamo passare da 1000 negozi, non siamo, dobbiamo comprare le scarpe a Frank. Abbiamo rifillato il nostro bel Nicolì. Quanto la ti vizio. Giornata. Ma poi il bello è che poi tu mi darai un pacco tremendo la prossima settimana e io ti chiamerò stronzo. Guarda lì col purè, con tutte le sue cose, tutto contento, faccia felice. Ma quando è che non mangiavi all'IKEA? L'ultima volta che siamo andati insieme. Bra, dillo, e poi riguardati questo round. 6 mesi. E voglio vedere il tuo commento qua sotto. Io mangio in studio con Frank. Nick, mi raccomando, un etto di salame, 5 di prosciutto cotto. Guarda dove mi fai sedere. Sì, c'è Nick che è nell'area giochi dell'IKEA perché non c'erano più sedie disponibili. Questa macchina, Nick, non ha più senso. Cioè abbiamo un toserbo, uno scaffale, una spesa con dentro della frutta, ha dei calendari dell'avvento. E poi tipo qua mi fa ridere che c'è un dolcetto che si sta sciogliendo, Nick. No. Ti ho fatto fare la spesa della vita, dimmi di no. Sì. Siamo a posto per un ti mese. Ti voglio sempre con me, ti ho perdonato. Non è vero, un c***o. Allora, io e Nick siamo finalmente nel reparto scarpe per capire quale sarà il nuovo paio di scarpe per Frank. Abbiamo visto che c'erano le sue precedenti, che erano queste qua. No, quelle gialle. Le aveva così, queste le abbiamo tagliate. Simile a queste, però lui ha per un certo momento anche quelle gialle. Dobbiamo trovarle più anonime, però idrorepellenti. Queste già non vanno bene. Che ok, secondo... va bene tutto, ma questa fa. Ho capito, ma usa anche l'altra. No, ha detto che non le vuole di marca. Non è di marca. Questa, è perfetto. Questa sarebbe molto divertente, ma non le indosserebbe mai, giustamente. Però pensa Frank con queste. Fa ridere con queste. Queste. Quelle lì con i patti, bellissime. Allora, c'è Nick, cioè, che vorrebbe Frank comprargli queste. Con delle scarpe da barca. Oh, sarebbe può, spettacolare. Ma non vuole. Noi glielo speriamo, dopo facciamo vedere cosa abbiamo preso. Perché criticheranno di brutto nei commenti, ma so che è il gusto di Frank. Hanno schifo quelle che abbiamo non preso. Non è vero. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo comprato le scarpe a Frank, ma Nick non è totalmente soddisfatto. Come diceva lui, è abbastanza noto. Un pochettino pesanti per l'inverno, secondo me. Qualsiasi paio non gli sarebbe piaciuto. Secondo me questo d'accordo. Può criticare all'inizio, ma poi lo mette. Vale. Signori, le nuove scarpe di Frank. Fanno schifo. Non no, fanno dai, schifo. Non fanno schifo. Sono delle scarpe anonime, come le vuole Frank. Nere, sono tutte nere, c'è un sono po' di tutte colore. Nere, c'è una bella suola, un po' grippatina, sì. Che se vuole fare anche una passeggiatina in montagna, non lo so. Ma anche quella S la può coprire. Sembra una scarpa di cosa marca. Cosa faccio, mette lo scotch nero sopra? Magari se... Oddio. Porca vacca, abbiamo troppa roba, Nick. E niente, ora torniamo in studio. Non so se dargliele domani. Vabbè, adesso vediamo, capiamo un attimo. Siamo distrutti. Frank, no, si è chiuso dentro. Frank, è arrabbiato. Sì, perché avete sbattuto la porta. L'ho sbattuto. Ma no, io non l'ho sbattuta. Abbiamo un regalo per te. Sta pianeggiando con le tue cose, Nick. No, Frank, che abbiamo un regalo. No, cosa sta prendendo? Ma perché ti sta prendendo la roba? È la tua penna quella. Penna, la mia penna, Frank. Ma no, io l'ho aperta, ma poi l'ho riposta. Frank, sappiamo che tanto non ti piaceranno, ma non c'era un modello che poteva andare bene. Le ho viste, fanno schifo. No, non è vero. Sono tanti. No, vieni Frank. Mezze sono indegne. E ci non sono più belline. Sono anonime. Sono giuste per il tempo un po' freddo che sta arrivando. La S di Frank. S di Frank. Che sono anche di buona fattura. Sono le cornette del telefono. È una cosa che non piacerà a Frank. Sì. Ma le scarpe così stanno tornando di moda. Niente, finita. Dobbiamo riportare. No, non è vero. Una critica, sì. Essendo nero. Sì. Mi metto dei pantaloni neri. Non è lo stesso nero. Ma scusa, ma te non te ne fai nulla del colore. Ma è di viola. Vedi, è già diverso da questo nero. No, a parte non di scarpe. Sono viola i miei pantaloni. E io voto scarpe. Vediamo se va. L'avete preso in un posto strano. Te la tengo un sacco, Beh, giusto, cioè adesso non un sacco. Nick, che ti voleva prendere le scarpe da barca. L'abbiamo fermato. Ma Nick, se non va il numero siamo di fomo, che palle. Ma così almeno cammini bene. No, è una
Guarda, mi ci trovo malissimo. Come sai, Davide? Sto... L'hai chiamato Davide. Secondo me. Ma poi hai visto che c'hanno un po' il grippettino. Che se vuoi andare. Beh, però sai che però sono fighe. Walking o running? Trail running. Ma sai che però sono belle? Sono delle scarpe alla Eddie, secondo me. Sì. Un po' sì. Beh, a me erai contento, incredibile. Cazzo. Mi stavo affezionando a questo. Va bene. Palle. Sembra incomode. Non vedo. Sembra incomode, incredibile. Frank con delle scarpe normali da quando lo conosco, saranno sì, 6 anni. Sì, anche quelle erano normali. Non sono normali. Ma quelle che avevate tagliato. È il tuo stile, sono contento, vedi, Nick. Tu gli volevi prendere la barca, invece la secondo me. Ma stava da Dio. No, l'importante è che siano comode. Perfetto. La salute è importante. Vabbè. Qua. No, quelle le puoi portare a casa, ripeto. Io voglio tagliarle. Ma come vuoi tagliare anche quelle? C'è Nick che mi sta dicendo da mezz'ora. Hai bisogno di una mano, Nick? Sì. Ma cosa è successo? Sei rimasto bloccato. Affronta le tue paure, affronta il pericolo, forza. No, oh, sto comodo così. Porca vacca, Nick. Vai, vai, passiamo. Ma come fate, guarda. Che possiamo passarci. C'è il palo lì. Ma riga, ma... Grande. Questa era perché Frank aveva scommesso che non ci passava. No, non ho scommesso. Abbiamo un attimo di problemi nel scocciare i cuscini. Come starà c***o fai? Ah, nel caso. Aspetta. Mi illustra il tuo metodo, Nick. Spero che non sente. Sì, non sente niente. Ovviamente sta cercando di scocciare. Aia! Oh, scusa! Mi ha colpito! Ti ha dato una tocca. Io sono qua. Tengo fermo. E devi schivare i capelli. No, bravo, vai, bravo. Vai, vai così, bravo. E vai. Sì, Nelson. Sì, sì. Occhiali però, occhio. Aia! Ma è tipo un samurai. Ah! Questo è violento. Immagine tremenda. Vai, vai, vai. Passiamo all'altro. Figo però. Hai un futuro. Io te lo tengo così. Devono essere dei burriti. Si diverte un sacco su queste cose. Un po'. Perché si sfoga. Si sono offeso. Ah! No, questo è un po' troppo. Che è successo? Hai strappato dei capelli. Ragazzi, sono messo. Ah, che co... Nick, questo non lo fa a casa, sono no, qua, cioè nel senso. Ma non è. No, no, non beh, ha funzionato bene. Allora la passiamo. Guarda che gli spappoli la testa. Così com'è? Così va bene. Nelson, sei sulle orecchie. Non è vero. Sì. Sei sicuro? Sta già funzionando, sente male. Capisce che sono due cuscini. Sembrano dei personaggi usciti tipo da Doom. Da Silent Hill, io stavo pensando. Silent Hill, la testa piramide. Allora, sto piegando questo telino, questo lenzuolo, ok, che abbiamo usato per la puntata del letto. Ti devo fare una confessione. Quello dove stavo sdraiato io? È quello dove stavi sdraiato te. L'ho tirato fuori. No, c'è un ragno? No, no. Le larve? Due. Ho trovato due larve sopra questo corpo. E dopo me l'hai fatto usare? Sì, ma se te l'avessi detto non ti saresti mai fidato. Non dovevi farmelo usare? No, l'ho controllato, non ce n'erano più. Perché sono su di me? L'avresti usato se sapevi che sopra c'erano no, le larve. No. Appunto. Ma non dovevi farmelo usare, capito? Ho controllato tutto, ho fatto così per tante volte. Posso. Uè, bel. C'ho un regalino per te. Sei pronto? Sì, dimmi. Va bene, lo sgancio, eh. Guarda dentro. Vai, estrai. Sì, non c'è niente qua dentro. No, sì, c'è, scavicchi. Oh là là. La pergamena. Apri. Ma magari è una capsula del tempo. Fa vedere? No. Dai. Un fantastico calendario. Un fantastico calendario di Mario Party. Perché, signori, Nintendo ci ha inviato una copia di Mario Party Superstars. Ci giocavi? Un botto. Infatti, secondo me sarebbe fighissimo portare un gameplay. Questo è per Switch. Oltre al gioco c'è degli adesivi fighissimi. Qui mi è arrivata una manata da sotto, non so cosa sia. Questi cosa sono? Altri adesivi. Vuoto. Com'è vuoto? Ma perché ti è scappata di mano? Una tazza! Bella, carina. Questa è mia, grazie. Ma c'è una cartolina scritta a mano. Come? Vai, leggi. Mario Party Superstars, potrai giocare in compagnia di chiunque. È scritto a mano veramente. Vabbè, l'hanno dedicato. Scritto da Mario. Online, in locale, grazie a... Vabbè, 100 minigiochi. Perfetto, perfetto. 5 tabelloni tra i più amati. Tra le tue sessioni di gioco ancora più avvincenti, abbiamo pensato per te e i tuoi... Praticamente con i tuoi cari una sfida all'ultima stella. Strabello, posiziona gli adesivi nell'apposita casella ogni volta che qualcuno vince la partita in un determinato tabellone. No, questi qua secondo me li usiamo, cioè si possono usare ad attaccare dove vuoi, ma vandalizzare la nostra city. Dobbiamo attaccare solo le stelline, che figo. È scritto a mano da Team Nintendo. Grazie mille Team Nintendo. Grazie. Secondo me questa cosa esalta tantissimo Nick, perché sicuramente sembrano le stelline che mi davano a scuola quando ero bravo. Quando eri bravo, a me mi davano i pallini verdi. Grazie mille.
e io ci porterai una partitina. Allora organizziamo. Però siamo in 5 noi. Perché da 2 a 4 giocatori possono sfidarsi giocando in locale. E quindi Nick è escluso. Ci guarderà. Fighissimo, perché mi vengono in mente una marea di ricordi, ma anche una marea di litigi, perché su questi giochi di solito si litiga un botto. Ma con chi è che giochiamo te, scusa? Con nessuno, perché non hai amici. Non è vero. Allora, prego, vai dalla regia. Scopriremo quanto è fastidioso questo rumore. È quello che ti volevo chiedere. Voto da 1 a 10 quanto ti ha disturbato? 7. Voto da 1 a 10 quanto ti ha disturbato? 6 e mezzo. Si può far di meglio. Vieni, Nick. Prego, Nick. Ma questo è super fastidioso. Buongiorno, scimmiette. Bella questa citazione, Franchino. Imbarazzato, Nick. Perfetto, Nick, fermati. Nick, ferma, per piacere. Molto fastidio. Ma questo niente, questo mi rilassa. Nulla. Abitudine, sì. Abitudine, ormai, abitudine. Questo, come quelli che accendono, sì, il phone. Esatto. Allora questo lo teniamo, Nick, vieni, Nick. Oh! No. Fastidio? Un po' di più del... No, basta. Numero? 3. 9 e mezzo. 9 e mezzo, ahia. Ti diventa un white noise a un certo punto, che potrebbe essere rilassante. Quanto ha dato fastidio che stavo per far saltare tutto qua dentro? Quello molto di più. Praticamente stavo per collegare questo robo qua a quella ciabatta lì. Scritto tutto sopra, non devi attaccarci niente. Salutiamo Eddie. Ah, io l'ho fatto l'altra settimana. La gente mi chiede perché i video escono in ritardo. Oh, bella! Riferisco. Pingu ha detto in merito al fatto che stavo per far saltare tutto in quella stanza. E poi si chiedono perché faccio uscire video in ritardo. Non fa uscire video in ritardo. No, nel senso che li consegni in ritardo. Pisca consegni video in ritardo. No! Cos'è che hai appena detto, Nick? Ho appena detto, Pingu, che sono finiti gli strumenti. Fastidio, mi uccide. Non capisco cosa. Nick! Quanto questo? No, è qua il fattore sorpresa che è... carina. 7 e mezzo, dai. 7 e mezzo, 7 e mezzo. È giusto anche il gesto. Che te lo giuro, mi dà fastidissimo. 7 e mezzo e... Vabbè. 9. Questo era l'ultimo, vero Nick? Sì, era l'ultimo. Era l'ultimo, perfetto. Leggo un po' di rabbia nella faccia di Pink. Porca troia, Nick di me.